Cari e cari connazionali, sono particolarmente lieto, dopo quasi 2 anni di lavoro a Zurigo, un periodo che non vi devo descrivere perché l'abbiamo vissuto tutti insieme, di poter finalmente celebrare con voi la festa della Repubblica. Und nun einige Worte auf Deutsch. Non ridete troppo forte. Ich bedanke mich bei den lokalen Behörden und den Schweizer Freunden und Freundinnen, die heute mit uns zusammen feiern. Die Schweiz hat den Italienern und den Italienerinnen im Laufe der Jahre Möglichkeiten angeboten. Die Italiener haben diese Angebote auch gegriffen, haben hart gearbeitet und sichtbar den Fortschritt der Zivilgesellschaft, der Kultur und der Wissenschaft beigetragen. Heute feiern wir auch gemeinsam ihre Erfolge und ihre überaus fruchtbare Integration. Sono trascorsi 76 anni da quando, con il voto nel referendum del 2 giugno 1946, gli italiani scelsero la Repubblica e cominciarono a costruire una nuova storia. Anche oggi siamo ad una svolta nel nostro cammino. Dopo 2 grandi crisi globali, quella economico-finanziaria e quella della pandemia. Un momento già di per sé critico, su cui si è innestata una guerra nel cuore dell'Europa. Proprio come nel 1946, tuttavia, anche questo è il tempo di guardare avanti e di costruire il futuro. Infatti, con la scelta repubblicana si apriva una storia di libertà dopo il ventennio della dittatura fascista, una storia di democrazia, di pace dopo una grande tragedia, i lutti e le devastazioni della guerra. Una nuova stagione, dicevo, preparata degli anni più bui dalle donne e dagli uomini che avevano avuto il coraggio di resistere e di lottare e che avevano iniziato, nello stesso tempo, a pensare a come dar forma alla nuova Italia libera, da dove ricominciare per rimettere in piedi un paese ferito, dilaniato, isolato agli occhi della comunità internazionale. La scelta repubblicana quindi rese possibile radicare nel sentimento profondo del popolo le ragioni di un'unità e di una coesione più forti, favorendo il dispiegarsi di nuove energie, nuovi protagonisti e di una nuova collettività. In poche parole, che cos'è la Repubblica che oggi festeggiamo? Sono certamente i suoi principi fondativi, le sue istituzioni, le sue leggi, la sua organizzazione. Prima però vengono la vita delle donne e degli uomini del nostro paese, i loro valori, i loro sentimenti, il loro impegno quotidiano, la loro laboriosità. Insomma, il contributo piccolo grande che ciascuno di loro ha dato a questi 76 anni di storia comune. Quindi la Repubblica è prima di tutto la storia di tutti gli italiani e della loro libertà. È la storia del lavoro che è il motore della trasformazione del nostro paese. È la storia della ricostruzione, delle fatiche, dei sacrifici, spesso delle sofferenze di tutti coloro che si trasferirono dalla campagna alla città, dal sud al nord, dall'Italia all'estero, animando uno straordinario periodo di sviluppo. E quindi la storia del formarsi e del crescere di una comunità. Noi abbiamo, come italiani, molte qualità, e non è qui il caso di enumerarle. Abbiamo anche qualche difetto. Uno, non marginale, è la nostra tendenza ad evidenziare e discutere non tanto quello che facciamo di buono, quanto piuttosto le lacune del nostro paese, le lacune delle nostre istituzioni, i difetti del nostro popolo, per concludere spesso con una certa dose di fatalismo che l'Italia è un mezzo disastro, se vogliamo essere buoni, e non potrà mai migliorare. Approfitterei quindi di questa occasione, dove siete costretti ad ascoltarmi, per andare un po' controcorrente. Vorrei ricordare a me stesso e a tutti noi
che a partire dal 1946 l'Italia è stata letteralmente ricostruita dalle macerie. La Costituzione ha indicato alla Repubblica la strada da percorrere, ma tutti, donne e uomini, giovani e meno giovani, in ogni regione o intraprendendo la strada dell'emigrazione, nel corso degli anni hanno contribuito a dare senso e a tradurre in atti concreti parole come dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, legalità, parole che altrimenti sarebbero rimaste astratte aspirazioni. A 76 anni, se molto di distanza da quegli eventi, se molto resta da fare per affrontare le sfide del presente e preparare quelle del futuro, possiamo comunque tracciare un bilancio ampiamente positivo. L'Italia si è risollevata dalla tragedia del secondo conflitto mondiale, ha affrontato negli ultimi 76 anni enormi calamità naturali, la tragedia del terrorismo, la sfida proterva della criminalità organizzata. Nel frattempo è diventata un grande paese manifatturiero ed esportatore, pur tutelando in maniera esemplare le proprie radici agricole e artigianali. L'Italia, che amiamo considerare un paese così non molto importante, è membro fondatore dell'Unione Europea e della NATO, fa parte delle Nazioni Unite, fa parte del G7 e del G20. E vorrei tralasciare, almeno in questa occasione, i nostri primati più noti che rischiano di trasformarsi in pericolosi stereotipi, quelli relativi alla moda, al design, al cibo e al vino, tutte cose bellissime che però non esauriscono le grandi qualità dell'Italia e del suo popolo. Ve ne cito anche altri, sempre approfittando di questa mia posizione, che invece solitamente tendiamo ad ignorare. L'Italia è il primo paese europeo e il terzo al mondo, dopo le due grandi superpotenze, ad aver lanciato nello spazio un suo proprio satellite, tutto costruito in Italia, con un missile italiano da un lanciatore italiano. E questo avveniva più di 50 anni fa. È l'Italia, secondo l'indice dell'influenza culturale, il paese culturalmente più influente al mondo. È il primo paese europeo per biodiversità, con il più ampio numero di specie vegetali ed animali sul proprio territorio. Fra tante preoccupazioni che il nostro ambiente ci ha dato negli ultimi anni, negli ultimi 50 anni la superficie forestata del territorio italiano è raddoppiata e questo ci ha consentito di piazzarci in maniera molto decorosa a livello europeo e mondiale nell'avvicinamento progressivo agli obiettivi di sviluppo sostenibile per quanto riguarda i parametri di emissioni, salubrità dell'aria e tutto ciò che è connesso a questa ricchezza. L'Italia è il paese europeo con la più alta percentuale di riciclo sui rifiuti domestici raccolti. Per chi vive a Roma come me quando non sono all'estero sembra impossibile, ma è vero. L'Italia, preso la totalità del territorio nazionale, ha una percentuale di riciclo dei rifiuti del 79%, la Francia il 56%, il Regno Unito e la Svizzera il 50%, la Germania il 43%. L'Italia è il quarto paese al mondo per efficienza del sistema sanitario e il secondo in Europa, dopo un altro paese notoriamente mediterraneo, nulla facente e inaffidabile, che è la Spagna. In Italia gli investimenti fissi lordi nell'industria manifatturiera sono aumentati nel quadriennio 2015-2018 del 6,2% medio l'anno, più che in Germania, in Giappone, in Francia o negli Stati Uniti. Non a caso, quindi, nello stesso periodo siamo risultati il paese del G7 con il maggiore aumento della produttività manifatturiera
e abbiamo fatto registrare un miglioramento della bilancia commerciale dell'ordine di 120 miliardi di dollari. Vi ho un po' stancato con questi dati, ma l'ho fatto per cercare di sfatare il luogo comune secondo cui in Italia va tutto male o addirittura andava meglio molti anni fa. Certamente vi sono dei margini di miglioramento, ad esempio nella legalità, nell'eguaglianza sostanziale fra i cittadini, nella parità fra uomini e donne, nella tutela delle fasce più fragili della popolazione, nelle differenze economiche e sociali fra le persone e fra i territori. Queste e altre ancora sono le sfide di oggi e in ogni caso corrispondono all'idea fondante della Repubblica, quella di una Costituzione viva che si invera ogni giorno nei comportamenti, nelle scelte, nell'assunzione di responsabilità dei cittadini a tutti i livelli e in qualunque ruolo. Ora vorrei concludere citando le donne e gli uomini che ogni giorno, ciascuno secondo le proprie responsabilità e capacità, anche qui nei 14 cantoni e nel Principato, declinano concretamente i principi e i valori della Repubblica. Anzitutto, le centinaia di migliaia di connazionali che vivono, lavorano e studiano in questo territorio. Alle nostre rilevazioni di fine maggio, più di 235.000 registrati ufficialmente. Il loro impegno quotidiano rende visibile in ogni contesto il valore aggiunto dell'essere italiani, cioè portatori di una civiltà millenaria, ma sempre pronta a integrarsi senza snaturarsi in qualunque settore di attività. E questo è particolarmente evidente in una grande metropoli multinazionale, ormai multietnica, capitale confederale della tecnologia, della scienza, della cultura, della finanza come Zurigo. La vera ricchezza dell'Italia è il suo straordinario capitale umano e ce n'è qui tra noi un'ampia rappresentanza. A questo proposito, tra poco, al termine del discorso, consegnerò due riconoscimenti che sono un piccolo segnale dell'attenzione con cui dall'Italia si guarda sempre all'attività e ai meriti dei connazionali che vivono in questa terra. In secondo luogo vorrei ricordare il personale delle istituzioni e degli enti italiani che operano in questa parte della Svizzera, il Consolato Generale, l'Istituto Italiano di Cultura e l'Ufficio dell'ENIT. Non mi dilungo sul loro ruolo, mi limito ad assicurarvi la ferma determinazione ad offrire sempre il miglior servizio possibile, a fronte di una domanda sempre in crescita e di risorse che, e qui uso un'espressione molto diplomatica, non sempre tengono il passo con le esigenze dell'utenza. Basti pensare che gli iscritti in anagrafe consolare sono cresciuti negli ultimi 10 anni nell'ordine di 4.500-5.000 l'anno, stabilmente. Il mio ringraziamento più vivo va quindi a tutti i miei collaboratori, ai corrispondenti consolari, ai membri del Comites, ai patronati e a tutte le realtà associative che offrono informazioni e consigli per aiutarci a svolgere al meglio i nostri compiti. Ancora una menzione a parte merita il Polo Scolastico Italiano di Zurigo, di cui questo liceo che ci ospita è un esempio. Si tratta di una realtà unica su scala mondiale. La nostra scuola statale, la scuola Silvia Fermi, il liceo Vermigli, il liceo Freudenberg rappresentano un patrimonio inestimabile, un bene comune che dobbiamo sempre sostenere e preservare. Ripeto, un bene comune, non è un bene del consolato, è un bene della collettività. A nome di tutti vorrei quindi ringraziare i dirigenti, i docenti, il resto del personale e gli enti gestori per quanto fanno ogni giorno di svolgere il loro compito, di